Un'accoglienza come si deve, un'accoglienza per un grande. Certo, hai capito? Certo. Vedi, la stupidità è contagiosa. Ah, ok, muoviti! Che è successo? E sto lavando il bicchiere! Ho capito, perché fai così velocemente? E mica sono i chilo detersivi che svegli! Ma che significa? Oh, io già sto nervoso! Svelto il nome della marca! Mica è andato al centro commerciale! Ho comprato il frigorifero intelligente, faceva scadere il latte! E sei intelligente, ti vuoi dormire? No, cazzo da cazzo da fare! Ma sono frigorifero scemo, non capisco! Così mi è venuta fame! E che fatto? Sono andato nel settore alimentari e corsa una vecchietta, è caduta nello scaffale del pane. Mamma, e corsa una ragazza e tu muoviti, alza la rosetta. E tu che fai? Gli ha agisato panino. Ma tu che lo hai capito? La rosetta è mia mamma. Bravo! Così sono andato a una pizzetteria. Ho dato un morso alle ragazze e sono scappato, mi hanno picchiato. Hanno fatto buono, tu morti la gente trovare. E quello sull'insegna stava scritto morti e fuggi. E che l'ha fatto? Ma morti e fuggi è il nome del ristorante. Ah sì? Mica che ti ricordo la gente trovaia. Ciao, facciamo un altro applauso. Bravo. Una sola cosa. Ok, mi ascoltate? Secondo voi è giusto che nel 2024 io non ho la libertà di camminare per strada, che sono vittima di catcalling? Mi sembra giusto? Non è giusto, no? Uno cammina in mezzo a picciato, invece facciamo i fischiarini alle femmine e a mondalera. Invece a me quando gli ammaggia, tu cosa ce la fai a camminare, tutte queste cose qua, invece non fa niente. E perché? Perché questo è un problema della società di oggi, che c'è, diciamo, una discriminazione chiattale, possiamo dire, perché noi veniamo discriminati in tutte le categorie, a partire per esempio anche dalla palestra, no? Che dovrebbe essere il luogo dove noi andiamo diciamo a cercare di migliorare la nostra salute. Per dimagrire nelle palestre si fa il cardio, giusto? Quali sono gli attrezzi del cardio per eccellenza? Il tapirulan e... l'avevo sentito? La ciclette. E secondo voi è giusto? Un culo tante, un sonnino tante, così piccirillo. Ma poi tu sta! Non lo potete mettere un po' che spugna, ma non dico assai, perché comunque la spugna è economica, costa poco. O come per esempio quando noi gatti andiamo in un negozio di abbigliamento e vogliamo comprare una camicia. Cioè ci avviciniamo alla commessa e diciamo, buonasera, vorrei comprare una camicia, ma te la devi mettere tu. Non lo so, ci volevi tagliare in mani che volevi fare una sala. È normale, volevo comprare. E poi, nonostante questa umiliazione, quella rara volta che trovavi la... Uffa! Buonasera, figlio mio, buonasera. Figlio traghetto, fosca la procita, che ne ischia. Uffa! Vabbè, Pigroman, però... Qualcuno ha chiamato Pigroman? Sì, ti abbiamo chiamato, ma aspettava un supereroe un po' più energico, più... È arrivato di meglio, e questo ci si sa. Che ci si sa? Voce del verbo... Ci si sa. Sapete, così vi faccio. Voce del verbo ci si sa. Io ci si so. Tu ci si sai. Egli... Noi ci si siamo, voi ci si siete. E se ci si siamo? Boh, domanda loro, cazzo non sai, perché sì, hanno messo parte di panze, no? Probabile, anche loro. Sono qui per dare la possibilità a tutti coloro che vogliono essere salvati, io aprirò le linee. Ok. Quindi se arriva qualche telefonata, noi l'accogliamo. Perché noi accogliamo, non rifiutiamo. Se arriva, l'accogliamo. Come dite? C'è un gattino da salvare a 15 metri. Oh mamma mia! Sti cazzi gattini! Come stiamo? È meglio qua!
Vabbè, vuoi fare un saggio? È un altro animale. Cazzo, saggio non sembra. Ma è loro istinto. Cioè, dove deve arrivare? Avellino. Avellino. Lo fa tu. Avellino. Avellino. No. Piglia Napoli barista sempre ti blocca. Fatti il traffico del casello perché non tengo il telepass. A Baiano sta sempre a nebbia, non tengo il fendi nebbia. Con la stanno sempre i carabinieri. E che fanno i carabinieri? Sta con il carabinieri qua. Non fanno niente. Vabbè, ce lo dico in latino. Ma perché tu capisci il latino? Perché loro sì. Ma perché si dice? Ma che si dice? Tilli grandissimi schernicchieri. No! Una volta mi hanno fatto la multa. Perché ti hanno fatto la multa? Perché la cintura. Perché non tenevi la cintura? Piglia la mano, porto la retterina, piglio passo la cintura, pizza fessura che ha una certa età, fessura. Mangarle giù. Signora, avete detto un gatto? Fatelo buttare. Come fatelo buttare? Come, perché i gatti hanno sette vite e che ne perde uno, che fa, signora? Ma quante cazzo è da gambastu qua? Si piace mamma. Dove nasce il figlio di Barbara D'Urso, la chiami alzare. Ma mi sto faticando male. Mamma facciamo uccidere. Poco ci manca. Vediamo se arriva la telefonata dei bambini, perché se arriva noi l'accogliamo. Perché ne accogliamo noi.